Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di Genshin Impact, il nuovo RPG in cell shading. Come potete vedere in stile anime, in arrivo, si spera, per la fine dell'anno. Ho avuto la possibilità di provarlo in anteprima, in questo video non vi mostrerò. Il gameplay non mi focalizzerò sul gameplay per questo vi invito a visionare una mia diretta su twitch tramite il link che vi allego in descrizione ma vi spiegherò e illustrerò le meccaniche di gioco allora prima di tutto partiamo dal fatto che all'inizio dell'avventura potete decidere se impersonare un ragazzo o una ragazza che sono fratello e sorella in base a ciò che scegliete, ovviamente dovete salvare la controparte. Dopo aver portato a termine le prime missioni che fungono, tra virgolette, da tutorial, vi ritrovate nel mondo di gioco molto aperto perché potete esplorare praticamente ogni cosa, da boschi, laghi, città, montagne e così via dicendo. Vediamo ogni singola opzione presente nel titolo. Abbiamo lo shop quindi la possibilità di spendere la valuta per ottenere diversi oggetti, quindi si presume, se non vado errato, dovrebbe essere free to play al lancio del gioco, perché fa appunto leva sulla monetizzazione, come gli altri titoli prodotti dalla casa. Su Party Setup invece abbiamo la possibilità di settare il nostro Party, che è composto da quattro personaggi. O più personaggi a seconda della nostra esigenza, perché poi nel corso del gioco vengono sbloccati nuovi personaggi che possono essere scambiati in qualsiasi momento. Tra poco vi mostro ovviamente come e ognuno di essi vanta ovviamente caratteristiche differenti, quindi abilità ed equipaggiamenti e statistiche uniche, quindi non sono tutti uguali ovviamente i personaggi. Ci sono, diciamo, quelli specializzati nel combattimento corpo a corpo, quelli nella distanza, nella magia, nella cura, eccetera. Friends non ha bisogno di presentazioni, avete la possibilità di giocare con gli amici. Characters invece permette di spulciare Ogni singolo personaggio sbloccato, con la possibilità di conoscere i dettagli, quindi avete la possibilità di analizzare la scheda tecnica sulla destra le armi a disposizione che possono essere cambiate nel corso del gioco sbloccherete nuove armi possono essere anche migliorate e potenziate gli artefatti che vanno equipaggiati sul personaggio per avere agevolazioni di vario tipo come maggiore incremento per quanto riguarda la salute la magia eh, il danno e così via dicendo con la possibilità ovviamente di applicare eh, effetti differenti dopodiché c'è Costellazione che non ho ancora ben inquadrato questa eh, funzionalità perché eh, per adesso è tutto bloccato. Ma dovrebbe, eh, come suggerisce qui la descrizione, conferire un ulteriore bonus al nostro personaggio, a seconda ovviamente della costellazione selezionata. Poi abbiamo I Talenti. E il profilo del nostro personaggio, dove possiamo, eh, diciamo, mh, spulciare la storia del, del personaggio con le caratteristiche, e i dettagli, eccetera. Perché poi, nel corso del, della trama, avete la possibilità di eh, selezionare una risposta tra quelle presenti nei dialoghi. E ciò muta il discorso. Non so se ciò eh, ha a che fare anche con... Eh, gli eventi però il discorso cambia a seconda ovviamente della risposta fornita questo per quanto riguarda eh, Charaters poi abbiamo la possibilità di eh, analizzare ovviamente il personaggio in utilizzo L'inventario dove vengono riposti tutti gli oggetti raccolti, quindi le armi, eh, diciamo le, i, i potenziamenti vari, i consumabili che possono essere utilizzati per ripristinare la salute, i materiali per craftare e così via dicendo. Le quest che variano ovviamente da missioni. Legate alla storia, quindi alla trama principale A missioni secondarie di vario tipo Che se portate a termine Vi permettono di ottenere ricompense di vario tipo Ad esempio io mentre stavo girovagando per la mappa Mi sono imbattuto in alcune missioni secondarie Completandole ho avuto delle ricompense molto utili Quindi diciamo il mondo di gioco sarà composto Da una moltitudine di quest Poi abbiamo la mappa del mondo Dovrebbe essere questa la mappa completa che adesso ovviamente è tutta oscurata, ma nel corso dell'avventura, come potete vedere, si sblocca gradualmente ed è veramente grande. Infatti, ogni eh, diciamo, porzione della mappa vanta diverse località, e se zoomiamo, poi abbiamo la possibilità di avere dei punti di riferimento eh, sulla località dove ci troviamo. Poi ci sono i desideri che eh, riguardano sempre diciamo dei, dei bonus di vario tipo che eh, sono legati a personaggi diversi però qui io credo che rientri sempre la questione del, delle microtransazioni essendo un free to play se non vado errato poi c'è community e feedback eh, dove poter appunto, interagire con altri giocatori e inviare appunto dei feedback agli sviluppatori per poter migliorare il titolo il gioco è compatibile con controller e tastiera e mouse ovviamente. Io ho provato un, un controller Necon eh, come, eh, diciamo come quello di cui vi ho parlato nel video e funziona perfettamente, anche se personalmente consiglio di giocare con mouse e tastiera perché insomma potete eh, accedere a più opzioni come vedete. Vediamo adesso le impostazioni grafiche, ovviamente se come nel mio caso siete interessati alla versione PC, anche perché il gioco uscirà non solo su PC ma anche PS4, avete la possibilità come vedete di eh, abilitare diverse risoluzioni, FPS 30 o 60, il VSync, la risoluzione eh, render tra 1, 2, 3, 4 e 5, le ombre gli effetti visuali, la qualità degli sfx eccetera eccetera quindi potete scegliere tra basso, medio e alto, io avendo un pc da gaming non ho problemi con questa diciamo eh, con questi settaggi eh, gioco in 4k ho settato questa risoluzione per fare il video perché per qualche strano motivo OBS, se setto 4k non mi vede la finestra del gioco però vi posso assicurare che non ci sono cali di frame rate, il gioco si comporta davvero bene e considerate che è una beta quindi c'è cioè, è davvero davvero interessante ora non vi mostro il gameplay vi ricordo che nella descrizione del video vi allego un link dove trovate i primi 15-20 minuti di gioco che ho fatto su twitch in questo modo vi fate un'idea di eh, che cosa Genshin Impact ha da offrire